È il giorno dei parenti del piccolo Francesco, il bimbo di Cagli morto per un'otite curata solo con rimedi omeopatici dal dottor Massimiliano Mecozzi, che assieme ai genitori del bambino risulta indagato con l'accusa di omicidio colposo, per raccontare la versione dei fatti all'ordine dei medici ed odontoiatri della provincia di Pesaro Urbino. Il presidente dell'ordine, il dottor Paolo Maria Battistini di Fano, dopo aver convocato il dottor Mecozzi senza che questi, alla presenza del suo avvocato, proferisse alcuna risposta alle domande dirette che gli venivano rivolte, ma affidato ad una memoria scritta la sua versione dei fatti, ed aver sentito il medico del 118 che è intervenuto sul bambino in quelle drammatiche ore ed aver ascoltato la sua versione dei fatti, ora si chiude il cerchio con l'audizione dei parenti, come recita il protocollo. La convocazione era per le 12.30 di questa mattina e puntuali come orologi svizzeri sotto la Galleria Roma a Pesaro, dove ha sede l'ordine, compaiono alle 12.25 la zia di Francesco ed il nonno Maurizio Olivieri, accompagnati dal loro legale, l'avvocato Federica Mancinelli. Ci hanno concesso questa opportunità che noi ovviamente sfrutteremo, anche mossi dalla necessità che nessuno si trovi più in queste condizioni. Non siamo mossi da altro, di poter evitare casi come questo, e loro possono, naturalmente ascoltandoci, valutando tutto, prendere una decisione. Questo è sempre stato il vostro primo pensiero, quello primo. Che questo non... Il primo pensiero è il più importante. Bene. Più di tutto il resto. È l'articolo 15 del codice deontologico della medicina al centro della valutazione della commissione medica provinciale sul caso Mecozzi e la sua possibile violazione da parte dell'omeopata. Ora si dovrà attendere mercoledì della prossima settimana, giorno previsto per la convocazione della Commissione dell'Ordine, per conoscere le conclusioni ed i provvedimenti che si intenderanno prendere nei confronti del Mecozzi.